Una rete siglata da Raiola poco dopo il suo ingresso in campo nella ripresa regala una più che meritata vittoria all'Atletico Vieste, che supera davanti al pubblico amico l'audace Barletta 1-0. Bonetti conferma l'11 vittorioso giovedì nella semifinale di Coppa Biceglie, unica variante rappresentata dalla squalifica di Capitan Sollitto, egregiamente sostituito dal giovanissimo Sicuro. Dalla parte opposta, consueto 4-3-3 per Beppe Iannone, con Lomuscio e Donofrio esterni a supporto dell'unica punta Terrone. Avvio di gara scoppiettante, dopo appena 3 minuti, conclusione al volo di Ricucci, che viene deviato in angolo dalla difesa dell'Audace. Al sesto, Donofrio va via sull'out di sinistra e calcia in porta, blocca in due tempi Romano. 14 minuti dopo, punizione dai 25 metri di Colella, Rocciola vola per deviare in angolo. Tre giri di lancette più tardi, tegola per i padroni di casa, costretti a rinunciare all'infortunato Pipoli. Al suo posto, in campo, il 2003 Tanti Monaco. Al 35esimo torna a farsi avanti l'Audace Barletta con il tiro di Donofrio, blocca Romano. Nel finale di primo tempo, proteste garganiche per la rete annullata da Andrada al 44esimo per un presunto tocco di mano dell'attaccante. Un minuto dopo, invece, Albano va alla conclusione dalla distanza con la palla che si spegne sul fondo. In avvio di ripresa, padroni di casa subito pericolosi col tiro da fuori di Tanti Monaco che scheggia il palo prima di terminare in angolo. Lo stesso Tanti Monaco ci riprova 10 minuti più tardi, questa volta è bravo Rocciola a deviare. Al 28esimo tiro cross del neoentrato Piarulli, che crea più di qualche grattacapo a Romano con la palla che tocca la traversa. Al 34esimo la svolta con il vantaggio del Vieste. Raiola vince un rimpallo con Piarulli e calcia, nulla da fare per Rocciola e Garganici avanti. Immediata la reazione dei biancorossi con Donofrio che sfiora il palo. Al 39esimo punizione di Colella, palla che termina di poco sul fondo. È il primo di 4 tentativi ravvicinati da parte del fantasista, che trova sulla strada del gol anche un super Rocciola. Nel finale c'è spazio anche per i tentativi di Prieto al 46esimo e di Raiola al 48esimo, in entrambi i casi palla di poco alta. Partita che termina dunque col meritato successo da parte dei biancocelesti, che in virtù di questo risultato salgono in classifica a quota 14 punti. I biancorossi invece, nonostante il KO, mantengono il terzo posto. Nel prossimo turno, Atletico Vieste che recherà visita alla capolista Corato, nel match che tra l'altro rappresenterà l'antipasto della finale della fase regionale di Coppa. L'Audace invece riceverà il Manzichiapoli, l'Otranto.